Consigliere, la strada provinciale Lecco-Bergamo, lei mi diceva poc'anzi si deve fare, ma a determinate condizioni, quali? Allora, la Lecco-Bergamo è stata oggetto in questi giorni di molti interventi da parte dei politici del territorio. Il primo che è quello della mancanza di alcune risorse e Regione Lombardia, come hanno già detto altri colleghi, ha dato la disponibilità a mettere in campo risorse per risolvere il problema finanziario. Però secondo me occorre un'altra cosa da fare molto importante, che sennò sarebbe un ostacolo veramente insormontabile per la prosecuzione di questa opera, che è fondamentale per la nostra provincia e penso senza ombra di dubbio la strada peggiore oggi per percorrere un piccolo tratto della Lecco in direzione Bergamo. Occorrono ore e non sto esagerando. Questo ostacolo cos'è? È che la provincia di Lecco è soggetta ai vincoli di finanza pubblica. Ecco, questi vincoli di finanza pubblica ostacoleranno e fermeranno questa opera nonostante la Regione Lombardia metta in campo le risorse che mancano. Quindi occorre che lo Stato, oltre a mettere quella quota anche lei di risorse che necessitano, svincola la provincia di Lecco per questa parte di questa opera, diciamo, l'equilibrio della finanza pubblica, oppure la provincia di Lecco non potrà farla. E quindi chi dovrà fare questa opera? O l'ANAS o la Regione Lombardia? Io mi auguro che sia la Regione Lombardia a prendersi in carico questa infrastruttura, anche perché, visto quello che è successo nel passato sul nostro territorio per quanto riguarda la manutenzione da parte di ANAS, io mi auguro tanto che, appunto, come dicevo, venga presa in carico dalla Regione Lombardia, che sicuramente potrà arrivare a definire in tempi ragionevoli questa infrastruttura.